Consacrata nel 574 dall'arcivescovo Massimiano, la Basilica di San Vitale a Ravenna è una delle poche chiese sopravvissute fino a oggi del lungo regno dell'imperatore Giustiniano, che tra le molte cose fece costruire e restaurare numerosi edifici a Costantinopoli. Nel 554 Ravenna divenne la sede occidentale del governo di Giustiniano e la ricchezza delle decorazioni rispecchia proprio il nuovo ruolo della città. San Vitale è una piccola chiesa a cupola con pianta ottagonale che dall'esterno non cattura molto l'attenzione, ma ciò che la rende straordinaria sono l'abside e il coro al suo interno. Qui soffitti e pareti sono interamente ricoperti da scintillanti mosaici dai colori accesi. La tecnica e la tematica dei mosaici di San Vitale sono uno splendido esempio di arte bizantina, vistosa, estroversa e regale. Queste splendide opere raffigurano santi, profeti e scene del Vecchio Testamento su uno sfondo decorativo composto da fiori, foglie, motivi astratti, animali, uccelli e perfino pesci. Nel soffitto semicircolare dell'abside è presente una rappresentazione del Cristo sovrano e giudice, con una tunica viola, seduto sul globo terrestre e affiancato da angeli, da San Vitale e dal vescovo Ecclesio, fondatore della chiesa. Ma nei mosaici di San Vitale è presente anche l'impero nelle sue più alte cariche. L'imperatore Giustiniano e la moglie Teodora sono raffigurati nelle pareti laterali del coro. Alto, imponente e dalle linee spigolose, Giustiniano è rappresentato come una guida politica e spirituale, con un seguito di soldati da un lato e di sacerdoti dall'altro. Vestito con una tunica dal colore viola imperiale, Giustiniano porta una corona e il capo è circondato da un'aureola. Nella parete opposta, l'imperatrice è raffigurata in maniera simile, circondata dalle dame di corte, ricoperta di gioielli e sontuosi abiti, con in capo una corona e un'aureola. Le pose dei due sovrani sono formali e le due aureole sembrano suggerire la divina autorità imperiale. I volti sono appena espressivi e caratterizzati, ma manca qualsiasi senso di profondità o peso. L'arte bizantina è solita regalarci rappresentazioni piatte, frontali e stilizzate, che donano alle immagini un'apparenza astratta. Queste opere inoltre fondono insieme personalità romane e iconografia religiosa, in modo tale da sottolineare la loro duplice natura imperiale e cristiana. I mosaici di San Vitale sono una sorta di emblema del controllo di Giustiniano dopo la riconquista dell'Italia. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!